Dopo Sistema Torino, Sistema Italia, lo spettacolo adattamento teatrale del volume di Maurizio Pagliassotti, il gruppo Sistema Torino ritorna con un nuovo spettacolo dal titolo Exporto 2022, la grande opera definitiva. Dobbiamo rimettere al centro della politica e della società l'individuo. Un tema scottante per noi a Torino, in generale per il nostro paese, ma forse per tutto il mondo, perché le grandi opere inutili che si fanno e imposte, che si fanno in Cina, fanno spavento, sono cose terribili, ne abbiamo parlato l'altra sera, e da noi vengono usate dai governi, sia locali sia nazionali, per propagandare una sorta di sviluppo, uno star bene per tutti, un modo di vivere nuovo, migliore. Questo spettacolo forse prenderà un po' in giro queste cose, farà una proposta interessante però, quella di portare le navi fino a Torino. Abbiamo fatto un bel manifesto della questione delle navi Costa Crociera che invece di passare vicino a Venezia finalmente arrivano fino a Torino e quindi ci riempiranno di gioia. È un tema difficile, soprattutto in una città come la nostra dove non si è molto abituati a discutere, a parlare di trasformazioni urbane, di territorio, di città e di cittadini, di partecipazione. Uno spettacolo fantapolitico che come potrebbe essere nel 2022 quando dopo l'Expo si vorrà tentare di creare un'altra grande opera per collegare Venezia alla città di Torino con un canale che possa far confluire l'acqua marina e far arrivare il mare di fatto anche in città come Milano e Torino. Alex Sarkis, da quanto tempo? Abbiamo intervistato il regista e attore protagonista di questo monologo, Massimo Giovara. Lo spettacolo Esporto 2022 è la seconda esperienza teatrale di Sistema Torino, che è un collettivo che adesso è cresciuto, che ha all'attivo 9 persone e anche di più, tra collaboratori eccetera, e nasce da un'idea di Stefano Durando ed è stato scritto praticamente da gran parte del collettivo, a partire da Maurizio Pagliassotti, che poi mi ha fatto vedere la struttura, io l'ho rielaborata e ci sono stati contributi di tutti, quindi a tutti gli effetti un testo di Sistema Torino. Il tentativo di questo spettacolo è quello di semplificare una situazione molto complessa che gli italiani fanno fatica ad afferrare, ma che crea un ingente danno, secondo il nostro parere, alla vita di questo paese, e sono tre i punti fondamentali di cui parla Exporto 2022. Uno è il problema delle grandi opere, di come le grandi opere, il secondo è come le grandi opere vengono utilizzate per creare consenso di massa e di conseguenza la svendita del patrimonio culturale e artistico di questo paese, che sta andando avanti a una velocità che non tutti conosciamo. Lo spettacolo Esporto 2022 è la seconda esperienza teatrale di Sistema Torino, che è un collettivo che adesso è cresciuto, che ha all'attivo 9 persone e anche di più, tra collaboratori eccetera, e nasce da un'idea di Stefano Durando ed è stato scritto praticamente da gran parte del collettivo, a partire da Maurizio Pagliassotti, che poi mi ha fatto vedere la struttura, io l'ho rielaborata e ci sono stati contributi di tutti, quindi a tutti gli effetti un testo di Sistema Torino. Il tentativo di questo spettacolo è quello di semplificare una situazione molto complessa che gli italiani fanno fatica ad afferrare, ma che crea un ingente danno, secondo il nostro parere, alla vita di questo paese, e sono tre i punti fondamentali di cui parla Exporto 2022. Uno è il problema delle grandi opere, di come le grandi opere, il secondo è come le grandi opere vengono utilizzate per creare consenso di massa e di conseguenza la svendita del patrimonio culturale e artistico di questo paese, che sta andando avanti a una velocità che non tutti conosciamo. Exporto 2022 è uno spettacolo all'avanguardia che parla di comunicazione 2.0 e si serve di supporti differenti, dai tablet agli smartphone, alla TV, all'informazione cross-mediale, appunto filtrata tra cinema, teatro, televisione e supporti informatici. Come diceva il nostro testo, la bellezza.
manifesto, in nos. Scrivete del passato, non in questo. L'idea che ci è venuta è quella di mettere in scena un protagonista abbastanza comune, un uomo che in precedenza riceveva appalti per carotaggi, per indagini geognostiche, c'è tutto quello che si fa prima di costruire una grande opera, che in questo momento si trova in fallimento, non ha più lavoro, è in una situazione abbastanza drammatica. Questo è necessario per spingere avanti la narrazione dello spettacolo e a un certo punto questo personaggio abbastanza comune riceve una proposta di collaborare alla grande opera definitiva, e qui entra in gioco l'aspetto fantapolitico. L'Exporto si chiama Exporto 2022 perché tutto questo avviene nel 2022, quindi fra sette anni l'area dell'Expo è stata abbandonata, come succede a moltissime grandi opere. Qui a Torino ne abbiamo un chiaro esempio con le Olimpiadi. Il consumo è gioia, il consumo è progresso, il consumo è stare in movimento. Tu non stare fermo, e ricorda, ogni volta che consumi e i prodotti finiscono in discarica, il prodotto interno lordo cresce. Tu non dimentichi. Ha due finali e ogni sera il pubblico decide se fare il finale A o il finale B. E naturalmente noi scegliamo per la maggioranza e lasciamo che la minoranza della sala si adegui a quello che decide la maggioranza, che è esattamente quello che sta succedendo in questo momento in Italia.